Saulo Impallinati, ben ritrovati. Oggi facciamo un unboxing molto speciale. Come vedete è tutto monotematico Psionic, in quanto avrete visto le mie stories e tutte le informazioni che ho messo anche sui social ultimamente, sono uscite delle grandi novità per quello che riguarda il mondo Psionic. Alcuni di questi prodotti non sono ancora in commercio, lo saranno tra breve, ma andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Io mi sono fatto una scaletta per cercare di seguire tutti i punti che ci sono da dire su questi nuovi prodotti, perché ce n'è tanta di roba da dire. Allora, partiamo subito con chi è Psionic, per chi non la conoscesse ancora. Psionic è una ditta italiana che si occupa e si è occupata all'inizio, proprio le prime cose che hanno realizzato sono state le patch per l'R-Up, inventando una mescola particolarmente efficace, del quale ho fatto diversi video, potete andare assolutamente a visionarveli, ed è un sistema che funziona veramente da Dio, e quindi voilà, è scoppiato il caso e adesso è diventata un po' una tendenza per chi sperimenta, per chi vuole provare delle novità. Effettivamente il sistema Psionic, che appunto vi descriverò fra un attimo, contenuto in questo bellissimo tubo che arriva appunto quando comprerete una delle loro canne, è un sistema rivoluzionario, non tanto il sistema R-Hop quanto proprio la nostra patch italiana. Dico nostra, mi ci butto dentro perché la spingo veramente con piacere. Tengo a precisare che non sono stato pagato da Psionic per fare questa recensione, quindi questa è una recensione assolutamente trasparente con tutte le recensioni che faccio. È indispensabile che capiate che nel momento in cui qualcuno di questi prodotti non dovesse essere negli standard che ritengo validi, ve lo farei sapere assolutamente, lo farei sapere anche alla ditta direttamente, proprio perché c'è una collaborazione di questo tipo. Chiaramente mi hanno mandato questi prodotti da testare e quindi sono ben felice di testarli per loro e di poterli dare il mio parere e di darlo anche a voi, ragazzi. Allora, partiamo subito dal prodotto che ho descritto un attimo fa, che è il sistema R-Hop montato già appunto sulle canne in vendita. Come faccio a spiegarvelo bene? Andate a vedervi i video che ho fatto sull'argomento, ce ne sono anche fatti e prodotti da altri youtuber. La cosa importante è sapere che un sistema R-Hop ha una patch che va applicata sulla finestrella della canna. Questo consente di avere una superficie maggiore di impatto col pallino che accompagna lo spin, eccetera eccetera, in maniera più efficace. E il montaggio di questa micro patch, che è veramente millimetrica, che ha tutte delle misure che devono essere fatte appunto in corrispondenza con la finestra della canna che state utilizzando, è sempre stato fino ad oggi un discorso da tecnici, cioè bisogna averci proprio le mani per montare questa patch, metterci sopra il nastro opportuno e quant'altro per non fare boiate, perché visto che stiamo parlando di lunghe gittate, visto che stiamo parlando di precisione eccetera eccetera, qualunque errore in fase di montaggio e imprecisione in fase di montaggio poi va a compromettere tutto quanto a valle. In questo caso abbiamo le canne nuove in abbinamento con la patch. Le canne sono della Prometheus Lilax, quindi una marca che chi un minimo ha già messo mano al proprio fucile conosce benissimo. Sicuramente avrete montato a suo tempo i famosi gommini viola della Prometheus, che erano una roba stupefacente. Adesso siamo andati avanti e abbiamo questo tipo di realizzazione. Allora, la canna in questo caso tra l'altro arriva anche con i suoi gommini da inserire poi sopra la patch. Torno a dire, non sto qua a spiegare come funziona la patch, quali sono i sistemi per farla funzionare. Quello che vi devo dire è il prodotto, cioè con tutto quello che serve per poter poi voi prendere e inserire il sistema all'interno dei vostri op-up. Sicuramente ci sono degli op-up che funzionano meglio e altri che funzionano peggio. Nelle descrizioni vi do una linea di massima, andatevele a vedere, ci sono elencate delle T-op che funzionano meglio, eccetera eccetera.
Ah, ecco, l'altra cosa da dire è il diametro. Il diametro è di 6.05, un ottimo compromesso per non dover poi mettere troppo mano anche al gruppo aria e quant'altro nel cercare di allargare un po' queste canne di precisione attillate, come lo dico io, le 01 eccetera eccetera. Ragazzi, sono troppo, è una moda che ha preso un po', ma già da una vita che si sa che le canne di precisione 01 eccetera eccetera non vanno bene, non sono le più indicate per quello che riguarda la precisione della gittata, perché ci sono troppi battimenti del pallino all'interno del percorso della canna. Porto la mia esperienza e quella di altri più bravi di me, che mi raccontano appunto che tendenzialmente si va anche alle 12 oppure anche alle 23, che sono appunto in progettazione come nuove uscite poi da parte della Psionic. 12 per quello che riguarda le Lambda, che è una marca giapponese, e poi le 23 che sono delle Orga. Allora, questo più avanti. Per adesso abbiamo le Prometheus Lilax con interno 0.5. Come ho già detto, vi arriva anche lo scatolino con tutto quanto, pressori e gommini necessari per poter fare l'installazione perfetta, e potete installarvele voi se avete un minimo di manualità. Perché? Perché qua, insieme ovviamente alla canna, arriva anche un manuale a prova di scimmia, veramente ben realizzato, ben fatto. Al suo interno abbiamo veramente tutta la spiegazione passo a passo, che ci illustra chiaramente cosa c'è da fare per riuscire a ottenere il massimo dalle vostre canne, dalle vostre patch Psionic. Allora, mettiamo da parte un attimo questo discorso qua. Altra cosa da dire importante è che tutte le canne vengono lappate e aggiustate in precisione dalla Psionic in post produzione, cioè, quindi ricevono le canne e poi le lappano ulteriormente per dare il massimo dell'efficienza. Lo stesso che avviene poi, come vedremo, all'interno di questo oggetto, ma ne parliamo fra qualche istante. Altra grande novità di quest'anno 2021 sono, come avete già visto appunto dai post, i pallini. Ragazzi, sono i pallini Psionic a grammature pesanti. Stiamo parlando di 0,28, 0,30 e 0, cosa abbiamo qua? 0,32. Sono in produzione anche le 0,36 in futuro e grammature ancora superiori, ma per adesso abbiamo queste tre grammature, ne abbiamo già da vendere, perché appunto io mi sono trovato benissimo con le 0,30 e 0,32, e adesso vi spiego anche un po' qual è stato il procedimento di questi pallini, cioè per scegliere questi pallini. In buona sostanza, che cosa succede? Una cosa che dovreste sapere, che è importante. Questi pallini qua, oltre a arrivare con un packaging molto molto serio, in quanto il sacchetto dei pallini ha un rivestimento in alluminio per garantire la durata di questi pallini, che sono bio e che, attenzione, hanno anche loro la loro dichiarazione di conformità, ecco perché questo è anche molto importante. Questi pallini hanno la caratteristica di avere un polish, cioè una lucidatura a livello high, cioè alto, e non ultra high, come molto spesso si tende a voler preferire, però ignorando alcuni elementi importanti. Si potrebbe fare i super high, non è una questione di costi, non si tratta di quello, si tratta di scelte di tipologia. E attenzione, perché non è stato scelto il super high, la super lucidatura del pallino? Proprio perché in fase poi operativa, non soltanto di trasporto, dove i pallini si urtano anche all'interno del sacchetto e vanno a contatto uno con l'altro e quindi le superfici vengono in qualche maniera a urtarsi, ma il trattamento di questa lucidatura del pallino eccessiva va a compromettere proprio i legami, la forma dello stesso polimero, della stessa estrusione che viene fatta, in qualche maniera viene danneggiata, viene eccessivamente lavorata, e questo può produrre a delle
ha dei difetti che compromettono appunto poi la precisione del pallino e quant'altro, invece di come uno penserebbe che in realtà li aumentasse. Invece qua in questo caso abbiamo la high, che comunque è altissima e che è di nuovo il giusto compromesso che è stato volutamente studiato e provato tra quelli super grezzi e quelli super lucidi, che in realtà appunto portano con sé questo tipo di problematica. Abbiamo, come abbiamo detto, tre grammature per poter aggiungere chiaramente peso e efficacia per quello che riguarda il tipo di R-Hop. Ancora ricevo alcune domande del tipo: ma posso usare anche pallini 0,20-0,25 con l'R-Hop della Psionic? Allora, potete usare tutte le grammature che volete con gli R-Hop della Psionic, con qualunque R-Hop, non soltanto della Psionic. È un problema relativo allo sfruttare veramente questo sistema, perché se voi utilizzate grammature inferiori alle 0,28, che sono la prima grammatura di peso sul quale potete effettivamente incominciare a vedere la differenza, non ottenete appunto nessun tipo di ultra risultato, perché di quello stiamo parlando. Perché io mi sono montato tutti i fucili che ho con le R-Hop, perché ho cambiato un po' stile di gioco. E attenzione, tra l'altro vi devo dire anche due robe su questa cosa qua, è perché sparano lontanissimo rispetto ai tradizionali hop up che conosciamo, e quindi per poter sparare lontanissimo bisogna avere delle grammature pesanti, se no questa cosa non avviene. Ci vuole un altro peso del pallino che ha con sé una inerzia diversa, reagisce diversamente proprio come spin e quant'altro. Infatti parliamo di quantità di aria presente all'interno dei pallini. Dovrete anche sapere che a seconda del peso, per riuscire a ottenere un pallino con diametro 6 mm che pesi 0,20 o 0,25, 0,20 soprattutto, o ancora inferiori, è molto difficile quando si ha comunque una massa che ha quel diametro e contiene materiale plastico o materiale biodegradabile che sia. Per fare questo, le mescole hanno una quantità di ossigeno all'interno variabile che diminuisce di volta in volta che si va ad aumentare la grammatura, chiaramente perché non è più necessaria per renderlo leggero ed è sufficiente la plastica anche piena man mano che si sale di grammatura. Può verificarsi, e questo l'avrete sicuramente già notato quando magari vi capita di trovare un pallino spaccato, che all'interno del pallino ci sia una sorta di bolla o più bolle, oppure una mescola in qualche maniera un po' porosa. Quello è la quantità di ossigeno che viene immessa a seconda delle grammature per poter garantire quel tipo di grammatura nel diametro che comunque invece rimane invariato. L'aria che però è presente all'interno a volte può creare delle bolle che, ponendosi non proprio al centro, magari si creassero le bolle proprio perfettamente al centro come il nucleo della Terra, no? No, purtroppo a volte succede che quando spaccate un pallino potete vedere che le bolle sono non perfettamente al centro, e magari succede che quando c'è tanta quantità di ossigeno queste bolle in fase di raffreddamento nella produzione si raggruppino in un unico bollone bello grosso, magari tutto su un lato del pallino, decentrato appunto dalla sfera. E che cosa succede? Ovviamente che durante l'effetto di spin che il pallino riceve nel momento in cui viene proiettato fuori dal vostro fucile, questa bolla gli causi ovviamente una mancata efficienza nella rotazione, e quindi il pallino viaggi per conto suo e non sia preciso. Allora, quindi la quantità di aria contenuta nei vari pallini è anche un elemento di pregio, se è assente o se è bassa. Assente non è possibile, come abbiamo detto, sulle basse grammature ce le hanno tutti, e dipende sempre dalla lavorazione. Alcuni hanno proprio delle bolle che sono inusabili, altri sono presenti ma sono già un pochino più distribuite. Nel caso di questi pallini è stato anche studiato questo discorso, proprio per partire da grammature 0,28, 0,30 e 0,32, intanto perché funzionano meglio con la patch. Automaticamente abbiamo più massa, più gittata,
più precisione, già dovuta alla massa e alla gittata che subisce meno le alterazioni del vento e dell'aria che possono incontrare una volta uscite dalla bocca della vostra replica, e in più abbiamo anche una riduzione drastica di quelle che sono le possibili bolle di aria che ulteriormente potrebbero danneggiare la vostra precisione in gittata. Quindi tutto quanto concorre alla fine per generare un pallino veramente d'eccellenza. Io sinceramente sto parlando di quello che è la teoria, non ho ancora potuto provare questi pallini, lo farò a breve e ovviamente ci sarà il video. Questo è quanto. Da aggiungere ancora che le grammature 028 avranno anche a breve pallini a bassa visibilità verdi, mentre adesso sono solo e esclusivamente bianchi, ok? Quindi avremo anche gli 028 verdi in un prossimo futuro. Anche questi, anche i pallini, saranno in distribuzione nelle prossime settimane. Per adesso non li trovate ancora in commercio, quindi tenete d'occhio il sito della Psioni quando uscirà con i suoi pallini e quando saranno ovviamente distribuiti nei negozi. Ok, passiamo all'ultimo unboxing, diciamo, anche se la scatola vi ho risparmiato di doverla aprire qua davanti e quant'altro. Parliamo dell'ultimo prodotto di questo connubio che c'è tra Psionic e, ad esempio, in questo caso Evolution Airsoft, che ha prodotto una pistola con già il sistema R-Op Psionic integrato. Come vedete c'è il marchietto direttamente sulle scatole della pistola. Si tratta di una KJ Works, che tra l'altro mi fa ricordare i bei tempi, in quanto è stata una delle mie prime pistole, non mi ricordo se la seconda o la terza, forse la seconda pistola che mi sono comprato, ed è ce l'ho ancora lì nel cassetto. Ha avuto dei problemi con i caricatori, ma dopo diversi anni di uso e cadute del caricatore quando facevo gli speed reload quindi non teneva più il gas, ma continua a funzionare. Infatti dopo faremo anche la prova, ma adesso andiamo a vederci qual è questo modello. È appunto la Beretta 92 KJ Works, non so se l'ho già detto prima. Allora andiamo a vederci subito, aprendo la scatola, di che cosa si tratta, e abbiamo chiaramente le istruzioni. Vediamo se aggiungono qualcosa oltre allo spararsi addosso. Ovviamente, ragazzi, vanno sempre lette le istruzioni, non datele per scontate, perché a volte ogni singola replica ha dei suoi procedimenti leggermente differenti dalle altre, che possono essere anche decisamente importanti, in quanto magari se non li seguite rischiano di compromettere il giocattolo, la replica. Serie 92, manual ovviamente per voi da guardarvi, e dentro abbiamo la Beretta 92, classico, un classicone. Chi non ha mai posseduto una Beretta 92, se non l'avete posseduta, questa sarà un'occasione ottima per poterlo fare. Io qua ho già fatto un paio di test, sono andato a provarmela perché la curiosità è stata troppa. Non ho usato i pallini della Psionic, cos'erano quelli che ho usato, se non mi sbaglio VFC, sempre di grammatura pesante, 032 se non mi sbaglio, comunque di grammatura pesante. E niente, le tira su tutte. Ovviamente non ho regolato niente perché i ragazzi me l'hanno mandata dicendomi: questa è la regolazione che arriva, non toccare niente e dimmi come va, mettici il green gas, fai tutto quello che devi e poi mi dici come funziona. Fatemi controllare che non ci sia niente. Ok, sì. E quindi vi posso già dire che spara veramente, di nuovo lo proverete, lo vedrete anche in un video che farò a breve. Commovente, un gioiellino per quello che riguarda la precisione e la gittata. Il tipo di pistola è una pistola interamente in polimero, è una bella replica per quello che riguarda la sua realizzazione. Unico difetto che le
KJ Works di questo modello hanno sempre avuto, e l'ho già riscontrato anche in questo, così come nella mia, è che la sicura è un po' ballerina, nel senso si scatta, fa, non l'hanno migliorata nel tempo, lo sto sentendo, e dopo un po' di tempo rischia un pochino, è un pochino meglio, mi sembra, proprio c'è uno scatto che addirittura nell'altra non era neanche presente, però ecco, è un po' farlocca, non è una sicura di quelle proprio che si fissano, può togliersi molto facilmente e soprattutto dopo un po' di tempo secondo me prenderà dei giochi e non funzionerà più. Però al di là di questo parametro, come dicevo, la pistola ce l'ho ancora lì, ancora spara e funziona dopo tantissimi anni, quindi sono i soliti trattori cinesoni che vengono riempire le nostre fondine e che vanno benissimo. Oltretutto, appunto, con questo tipo di upgrade fatto direttamente dalla Psionic diventa veramente qualcos'altro. La canna anche in questo caso è lappata e quindi è migliorata e aggiustata, oltre che con la patch, anche appunto da un punto di vista di lavorazione interna, per garantire ulteriore precisione, e si vede, lo vedrete quando farò la recensione. Nella scatola abbiamo non soltanto la pistola, perché sparo senza caricatore in direzione, vabbè, non soltanto la pistola ma anche il fatto apposta per caricare il caricatore rapidamente, perché il caricatore di per sé, come vedremo, non ha nel suo lato qua uno speed load, nel senso non ti permette di caricare velocemente di qua, cioè sì, puoi, perché hai in realtà un'apertura pallino dopo pallino, uno per volta, non lo puoi ficcare come io di solito faccio con quelli che hanno le aperture ampie direttamente nel sacchetto, frac, ed è carico, no? Però una per volta lo puoi fare anche da qua, quindi l'apertura c'è, questo è molto molto importante, ma non è proprio per il super speed, ma uno per uno senza dover utilizzare il suo fatto apposta, non è necessario portarvelo dietro, e anche questa è una bella cosa, io apprezzo molto i caricatori che hanno queste aperture. Oltretutto è anche un vantaggio avere solo l'apertura a monopallo a monopallino, perché in alcuni casi quando le aperture sono per un grande tratto del caricatore, può succedere, e mi è successo con una pistola che tra l'altro costa anche parecchio, che la molla fuoriesca, ti salti fuori quando stai facendo l'operazione, se soprattutto questa apertura va fino in fondo alla scanalatura, e in questo caso c'è solo appunto un'apertura centrale che permette di poter fare questa operazione uno ad uno, così come lo fareste se doveste caricare con i 9 mm la vostra Beretta una dopo l'altra con fatica. Cosa dire, ragazzi, queste sono le novità che sono arrivate in questi giorni a PO3, io ve l'ho portate subito sul canale con questo unboxing che cercherò appunto di fare tutte le domeniche sul canale, con i vari prodotti che speriamo continuino ad arrivare da Psionic e da PO3. È tutto, ci vediamo alla prossima, ciao, la impallinata.